Per salire su questa cassa, avvicinati a essa, premi avanti e quindi azione. Per effettuare un breve salto, cammina fino al ciglio, quindi premi avanti e salto insieme. Bene, adesso qualcosa di più complesso. Avvicinati al ciglio e dai un colpetto indietro, quindi premi avanti e salto insieme. E adesso il grande salto. Avvicinati al ciglio e dai un colpetto indietro. Quindi premi avanti e salto insieme. Quando sei in aria, tieni premuto azione per afferrare la sporgenza. Per effettuare una piroetta laterale, premi sinistra e salto insieme. Per avanzare in sospensione, salta e tieni premuto azione per aggrapparti alle sbarre, quindi spingi in avanti. Per arrampicarti su questa parete, avvicinati e premi avanti e azione insieme. Tieni premuto azione e spingi in su per salire. Per modificare il verso di scalata, è sufficiente indicare nella direzione desiderata. Per procedere a carponi, tieni premuto il tasto per abbassarsi e spingi in avanti. Per attivare l'interruttore, posizionati in prossimità della leva e premi azione. Per nuotare, salta nell'acqua e usa azione per avanzare e i tasti direzionali per girare. Per uscire, avvicinati al bordo e premi azione. Per camminare sulla fune, avvicinati e premi azione, quindi spingi in avanti.
Se perdi l'equilibrio, controbilanciati premendo nella parte opposta.
Roditori, non mi stupirei se... Grandi roditori. Cosa? Idiota! Idiota! Cosa pensi di ottenere scaricandole addosso l'intero caricatore? Non capisco, vuoi dire che non stiamo più cercando di ucciderla? Sei stato preso a calci in testa da un cavallo, forse? È così che ti si è scollegato il cervello? Come fai a saperlo? Lasciamo stare, che è meglio. Aspettiamo che recuperi gli altri pezzi. In questo modo ritireremo l'intero premio con un unico sforzo. Tu sì che sei astuto, capo. Rispetto a te chiunque. Forza, scendiamo da questo tetto. Dai, che ti compro un gelato.
Vieni, vieni, Lara. Siamo fra vecchi amici. Chiedo scusa per l'intrusione, ma credo sarebbe più opportuno riporre quelle armi. E adesso la seconda pietra, se non le dispiace, signorina Croft. Vieni a prenderla. Non sono dell'umore giusto per questi giochini. Larson, perquisiscila. Speravo davvero che me lo chiedessi, capo. Non vuoi provare nelle tasche posteriori? Larson! Basta! Basta! Credo che la mia pazienza abbia raggiunto il suo limite. La pietra, signorina Croft! Se la inserisci nel cancello, Pierre, otterrai molto di più di quanto tu possa immaginare, credimi. La metterò io, allora. Hai appena compiuto una delle più stupide mosse della tua vita. E non si può certo dire che siano state poche. Un tentativo lodevole, non c'è che dire. Aspetta un attimo. Non dite che non vi avevo avvisato. Cosa diavolo? Cosa sta succedendo? Con il tuo proverbiale tatto hai appena attivato la fase successiva del portale. Fase successiva del portale? E se la memoria non mi inganna, dopo che il portale si è riallineato, se non vengono inserite subito le altre due pietre... Se fossi in te, richiamerei subito Neanderthal e scapperai tanto veloce quanto le tue gambine te lo permettono. Au revoir, mon cher.
Venite fuori, ovunque voi siate. Maledizione, non riescono più le imboscate di una volta. Non certo quando sei tu a tenderle. Ho bisogno di un po' di pratica, devo ammetterlo. Faresti meglio. Ma sbaglio, manca qualcuno all'appello. Se parli del tuo amico francese, diciamo che non sta tanto bene. E così hai pensato che avresti anche potuto ritirare la sua metà di bottino. A meno che, naturalmente, tu non sei qui per caso. Beh, lo sai che sono sempre lieto di incontrare una bellezza come te, Lara. Ma sarei ancora più felice di avere l'ultima pietra se tu fossi così gentile da passarmela. Ciò non sarebbe dovuto accadere. Larson, dietro di te! Sarò anche stupido, ma prima di cascarci una seconda volta... No, davvero! Alle tue spalle! Dietro di te! Dietro di te! Thank you.
situazione decisamente imbarazzante, o sbaglio? Ne ho passate di peggiori. Ci credo, ci credo. È un pozzo molto profondo e, trattandosi di un luogo di incommensurabile valore storico, chissà quali inestimabili manufatti si nasconderanno nelle sue viscere. Che ne dici di fare un bel tuffo e verificare di persona? Beh, io la vedo diversamente. E ritengo che lei sarebbe molto più qualificata a esplorarne le profondità, a meno che l'idea non le piaccia o non sopravviva alla caduta. Certo che se provasse ad alleggerirsi potrebbe anche attutire l'impatto. Che ne dice della pietra? Mi chiedevo quando saresti arrivato al punto. Tirami su e la pietra è tua. E vivremo tutti felici e contenti? Oh, non credo proprio. Mi dia la sua parola che una volta fuori non mi sfiorerà nemmeno con un dito. Hai la mia parola. E la pietra? Insomma, signorina Croft mi ha dato la sua parola? Su via, Lara! Lara! La promessa! Proprio nessun rimorso di coscienza? Non credo di poter resistere a lungo! Pierre, lo sai che sarai lusingata di poterti aiutare, ma abbiamo un accordo. Accordo? Di non sfiorarti nemmeno con un dito, ricordi? Una vera disdetta, purtroppo devo scappare. Ma io... Non ti voglio trattenere oltre.
Ah.